Sequestrate 10 dosi di cocaina, 1100 grammi di hashish, 100 grammi di marijuana e 150 semi di marijuana, sostanza di taglio del tipo mannite. La somma contante è di 155 euro in banconote di piccolo taglio. Bilancini di precisione, materiale per taglio e confezionamento dello stupefacente, oltre a 2 microtelefoni. L'operazione è stata eseguita dai militari della stazione carabinieri di Apricena, coadiuvati dal personale del nucleo carabinieri cinofili di Modugno. Hanno tratto in arresto, in fragranza di reato, 3 persone accusate a vario titolo in concorso tra loro di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante i controlli i carabinieri hanno individuato 2 distinte attività di spaccio smerciate al taglio del tipo cocaina, hashish e marijuana, che i 3 indagati appartenenti a 2 nuclei familiari differenti avevano avviato presso le loro rispettive abitazioni situate nel centro storico del comune di Apricena, destinate vere e proprie salette da spaccio. Durante le operazioni di perquisizione domiciliare, personale a cui 3 sono stati sottoposti militari hanno rinvenuto all'interno di una delle 2 abitazioni, nella disponibilità di un uomo e una donna, diverse dosi di cocaina e hashish già confezionate, pronte per essere vendute, occultate all'interno di piccoli ovetti di plastica per schivare i controlli delle forze dell'ordine, oltre a bilancini, materiale da taglio, da confezionamento e appunti manoscritti riguardo ai prezzi dello stupefacente venduto e a nomi di acquirenti. Nel garage di un'altra abitazione, invece, oltre ad appunti e materiali per la pesatura e il confezionamento, è stato rinvenuto tra grossi barattoli di vetro contenuti hashish e marijuana, accuratamente imballati e nascosti, anche un ordiglio artigianale, comunemente chiamato bomba carta, altamente pericoloso, che è stato fatto brillare. Al momento le indagini sono ancora in corso, compresa la posizione degli indagati al vaglio delle autorità giudiziarie, in attesa di pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.